nostri. Batto, batto, batto! 3, 7 secondi! Fuori, al di fuori della scuola fanno parte della società? Sì, ma comunque la scuola è intesa come una circoscrizione, diciamo, della società. Questa è la vita, no, è questa. Prima ho letto nel documento europeo che dice la scuola non è solo un momento di transizione, ti devi portare la formazione da quando tu nasci fino a quando tu vai in pensione. Perché non è possibile che tu a 50 anni sei morto, no, non è concepibile. Tu a 50 anni ancora sei. Perché io che vengo qui sto a imparare, questa per me è scuola. Io che mi trovo a parlare con una mia amica e non so fare le moltiplicazioni e lui me le spiega, quello è fare scuola. Magari che non c'è il professore. Qual è la propria posizione di scuola? Perché io prendo una persona, lo stato grezzo, un pezzo di creta e la vado formando fino al liceo. Invece non è così, bisogna dare le basi per poi permettere al ragazzo di formarsi da solo. I primi professori noi, che dovrebbero essere i nostri, diciamo, che i nostri tutori, nel senso che devono darci una mano a scoprire, che loro ci danno una mano a scoprire noi chi siamo. Noi veniamo a scuola per imparare, cerchiamo il più possibile di imparare, penso che sia più importante alla fine questo, non la valutazione, non il vostro giudizio, ma quello che sappiamo. È troppo importante per voi il giudizio e il voto. Prima di tutto viene il voto. Sì. Quando si torna a casa, questi ragazzi vanno a casa, i loro genitori gli chiedono come è andata e vogliono sapere il voto che hanno preso. È tragico, questa è la tragedia della scuola italiana. Bravo. Dobbiamo imparare le cose che ci servono per la nostra vita. Voi usate la valutazione come arma. Teniamocelo e riflettiamo. È la prima volta, una delle prime volte in cui abbiamo il coraggio di incontrarci con loro e di vederli come nostri partner. Gli studenti, i professori, i dirigenti, gli ausiliari si devono riunire anche per cercare di fare una concertazione per decidere le cose della scuola, quindi aggregazione. Secondo aspetto, l'informazione. Perché le nuove generazioni spesso ci viene mossa l'accusa che siamo poco informati, ci interessiamo poco. Quindi pensiamo sia fondamentale per la cittadinanza attiva l'informazione. Quindi il progetto si chiama Open Space. Concretamente in questo progetto appunto di Scuola Europea del 2010 di pensare a una progettazione concreta di uno spazio, quindi di un ufficio sostanzialmente, che si occupi di relazioni internazionali e che vorremmo chiamare Finestra sul Mondo, questo partendo da quelle che sono esperienze già vissute all'interno di alcune scuole e comunque da quelle che sono le nostre proposte, quindi quello che vorremmo avere nelle nostre scuole. Di ricavare un'aula apposita che deve essere chiaramente attrezzata nel modo giusto, per cui senza pensare in grande. Comunque fanno dei suggerimenti per questo ufficio, per tutto quello che la scuola offre. Chiaramente un ambiente in cui si possa stare, per cui tavoli, sedie, dei computer portatili o meno con la connessione a internet, che è chiaramente molto importante. Poi degli scaffali con una documentazione, per cui delle eventuali scuole gemellate o comunque disponibili per scambi per altri progetti. E poi concretamente anche un telefono, una bacheca con eventuali novità per scuola, dove si trovano sicuramente gli orari di apertura, che poi abbiamo anche pensato di questo ufficio, le email, per cui email dell'insegnante coordinatore di questo ufficio e anche degli studenti. Riteniamo molto importante che tutti questi progetti e scambi non siano fini a se stessi, per cui per poterli sempre migliorare è importante avere un confronto o un resoconto anche alla fine. Per cui questo diario di bordo sarebbe diciamo un po' una sintesi o comunque una raccolta di impressioni su quello che è stato il progetto piuttosto che lo scambio.